in collaborazione con Immagina qualsiasi posto nel mondo con noi. Puoi farlo, certo, sicuro, da oltre 30 anni. Tessi Veneta, specializzata in cardati, agugliati e non tessuti, a Valsaglia. Tutto il buono delle specialità locali, dal ristorante Pizzeria al Mondo e da Non Solo Frutta a Valstagna. Santo Russo, impianti termoidraulici, assistenza immediata, perfezione nel lavoro, a Belvedere di Tezze sul Bretta. Alimentari e tabacchi, di Vialetto Diego, a Campolongo sul Brenta. Agraria e fiori, Rossi Carlo Alfonso. Fiori per ogni occasione, piante per il tuo orto e giardino, attrezzature, pellet, mangimi e bomboli a gas a Campolongo. Brenta, albergo ristorante Contarini, da 3 generazioni. Accogliamo gli ospiti con amore e per le tue pause, nuovo angolo bici grill a Campolongo. L'occhiale giusto per te, da Ottica Montegrappa. Il tuo centro optometrico con i marchi più prestigiosi da oltre 7 anni. Una garanzia per la tua vista. A Mussolette. Ai piedi del massiccio del Monte Grappa nasce la Val Brenta, una valle carica di storia, di tradizioni, di bellezze naturali, solcata dalle vivaci acque del fiume Brenta. Qui si tiene una rappresentazione che richiama centinaia di turisti tutti gli anni. 9 sono le contrade che si batteranno per il famoso drappo rosso. Onore e vanto delle contrade per tutto l'anno. Signori, ho il piacere con questa puntata di Periscopio di portarvi a bordo del 33esimo Palio delle Zattere di Valstagna. Sono qui con Mauro Argentin, presidente della Proloco di Valstagna. Buongiorno Mauro. Ciao Vida, buongiorno anche a te. Voi della Proloco sempre ben organizzati come ogni anno, ma quest'anno il Palio si vede da un punto di vista tutto particolare, tutto nuovo. Quest'anno io direi proprio di sì, è un anno molto particolare, un anno di cambiamento, perché quest'anno, come tutti sanno, c'è stata la fusione dei comuni e c'è il comune unico di Val Brenta, quindi 4 comuni si sono fusi e devo dire che con l'amministrazione comunale di Val Brenta, sindaco Ferrazzoli, tutti gli assessori, tutti gli amministratori, abbiamo trovato un connubio eccezionale per poter svolgere al meglio il Palio. E per quanto riguarda la sicurezza? Beh, per la sicurezza direi che anche quest'anno abbiamo raggiunto un connubio perfetto, perché abbiamo sì la sicurezza in acqua, abbiamo un responsabile della sicurezza, abbiamo un'organizzazione qui di Trento e quindi ci aiutano con tutta la sicurezza in acqua, abbiamo Ivan che ovviamente ci dà una mano, per lui la Ivan Team ci dà un grosso aiuto, abbiamo tutti quanti i volontari anche qui a terra che ci aiutano perfettamente, tutti i volontari anche della protezione civile e dei carabinieri, certo. Quindi direi che ci siamo. Un grande lavoro. Grande lavoro, perfetto. Allora andiamo a vedere la riuscita di questo grande lavoro. Grazie, grazie ciao. A te, ciao. Ciao. Sono qui con Giacomo Lazzarotto del Comitato Palio. Buongiorno Giacomo. Buongiorno, buongiorno. Come nasce questo Palio? Allora, il Palio nasce 33 anni fa da un'idea della Proloco e nasce per ricordare un evento tragico che è il Brentanon del 1851 e per ricordare un po' la figura dello zattiere che tanto insomma ha lavorato qui a Valstagna, quindi a noi piace come ricordare questa figura perché i nostri antenati vivevano di questo e ci piace ricordare le tradizioni, ecco. Certo, so che c'è anche un pre-palio. Sì, esatto, allora il pre-palio è stato fatto una settimana fa, sabato 13 luglio, sostanzialmente sono 2 prove di abilità, il traino della slitta e il taglio del tronco, sono prove che fanno decidere il posizionamento delle bandiere in centro fiume, e molto importante perché poi a seconda delle traiettorie che si vanno a prendere nel fiume puoi avere dei vantaggi oppure no, quindi sono veramente molto importanti, e col taglio del tronco si decide la griglia di partenza, quindi un po' come la Formula 1, San Gaetano parte in pole position, ha un po' di vantaggio ma non è detto. Cioè, sono qui con Ivan Pontarollo dell'Ivan Team, ciao Ivan. Buongiorno a tutti, benvenuti al Palio delle Zattere. Voi date sempre una gran mano a questa manifestazione. Ma non solo la mano, il cuore, perché io, i miei nonni da parte materna e paterna sono originari di Valstagna, dunque ho un forte legame col territorio, certo. Oltre chiaramente ad essere anche un nuovo zattiere, perché se ben sai io gestisco
un centro di rafting, certo. In inglese significa zattera, praticamente è una forma moderna di trasporto sul fiume. Sono qui con Camillo Sasso, storico della zona. Ciao Camillo. Ciao. Mi racconti in breve la storia della Val Brenta. Sì, la Val Brenta è sempre stata legata al fiume Brenta, che già da secoli c'era, gli zattieri scendevano per la valle, c'erano milioni di tronchi che scendevano e i fiumi erano le autostrade di un tempo. Il Brenta era uno dei fiumi più importanti per la discesa del legname. Ed ecco la sfilata storica che apre il 33esimo Palio delle Zattere di Valstagna. Apre il gonfalone di Valstagna. Seguono gli sbandieratori di feltre del quartiere Santo Stefano, sono circa 30 persone. A seguire le 9 contrade di Valstagna con zattieri e damigelle, circa 60 persone. Ci sono poi il gruppo emigranti di Valstagna con abbigliamento dei primi anni 900 e il gruppo Arti per Via, si fermeranno circa 20 minuti adesso. Seguono i zattieri del Brenta di Valstagna, gruppo di rievocazione storica con circa 6 persone. Infine il gruppo Le Arti per Via, museo itinerante con canti, balli e attrezzature, sono in tanti, sono circa 60 persone. La novità di quest'anno, il vero e proprio valore aggiunto di questa manifestazione. Con me con il sindaco di Valstagna, Luca Ferrazzoli. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno, salve, buongiorno. Un grande cambiamento in questa valle quest'anno con la sua elezione. Sì, un grande cambiamento perché è il primo palio di Valstagna con il nuovo comune di Val Brenta. È un momento importante perché questo palio è sempre l'occasione per manifestare un senso di appartenenza, l'appartenenza a una comunità, la comunità di Valstagna, le contrade, ma anche per dire che le comunità non devono necessariamente coincidere con un comune, ma più comunità possono avere un'istituzione più forte, un comune più preparato e pronto a dare risposte alle esigenze dei cittadini a manifestazioni come queste. Certo, questa sì è una grande manifestazione, ma voi avete delle bellezze, avete dei doni innumerevoli in questa valle. Sì, sono innumerevoli, però occasioni come queste ci danno la possibilità di renderle note al grande pubblico, diventano un'occasione di sviluppo, di promozione, di sensibilizzazione e quindi per noi sono fondamentali. Certo, mi hanno detto che il tifo si espande anche a Bassano e comuni limitrofi, non è più solo un tifo inerente al Valstagna, vero? No, è un tifo, le persone si appassionano a questa manifestazione, scelgono a che contrada tifare, anche perché poi nel corso della settimana ci sono tutta una serie di manifestazioni delle contrade, quindi si accorpano con molta passione. Eccoci qua con i vincitori della scorsa edizione, la Contrà Costa Collicello. Inutile dire che voi gareggiate per la vittoria anche quest'anno. Per forza. Assolutamente, ma cosa vuol dire per voi correre una gara di questo tipo? Cioè, per noi vuol dire tanto perché anche perché ci viene a ricordare il nostro amico che corriamo sempre per lui ogni anno, che da 2 anni che è mancato. Sì, chi è? Matteo Cavalli. E per noi questo è un'emozione, vedo che sei ancora sì, emozionato. Perché come posso dire, ce l'abbiamo sempre in zattera con noi, anche in ogni discesa, ogni prova lui è sempre con noi, quindi per noi lo puntiamo per lui ogni anno. Ciao ragazzi, allora rifaccio la domanda, chi sono i favoriti per quest'anno? Contrada l'onda. Che siete voi, siamo noi. Ma cosa siete disposti a fare se vincete? Mi sono rasato i capelli per tagliare l'aria e dopo me li raso tutti se vinciamo. Ma qua ho sentito altre cose. Se vinco, coloro la macchina di rosso, cioè il colore della mia contrada. Io niente. Ti aggrega a lui. E allora ragazzi, vinca il migliore, va bene? Ciao, ciao. Il Palio delle Zattere di Valstagna è una gara di velocità sull'acqua che prevede 3 partecipanti in costume storico della contrada di appartenenza per ogni imbarcazione, con il solo utilizzo di remi in legno sul percorso fluviale. I vincitori conquisteranno un drappo di velluto rosso recante lo stemma del comune. L'edizione è davvero speciale, questa del 33esimo Palio di Valstagna, sotto si può dire un diluvio universale, Giove Pluvio si sta scatenando.
Ecco questa manifestazione che vede sfidarsi le 9 contrade di Vastagna sotto la pioggia: Oliero, Londa, Piazza San Marco, Torre, Mori, Fontoi, San Ghitan, Sasso Stefani, Giara Modone, Costa Coligello. Eccoli qua, i primi stanno arrivando a prendere il drappo sotto una pioggia veramente torrenziale. La difficoltà è tanta. Eccoli, a vincere saranno gli zattieri che a bordo delle rudimentali imbarcazioni percorreranno questo tratto suggestivo sotto la pioggia e panoramico del fiume Brenta nel minor tempo possibile. I primi a raggiungere il traguardo conquisteranno naturalmente l'ambito trappo di velluto rosso recante lo stemma di Vastagna. Il 33° palio va a questa contra San Gaetano. Massimo Andreoli, presidente CERS. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Vastagna sarà promossa a livello europeo quando? Allora, Vastagna, dopo un percorso iniziato 5 anni fa con la mia prima presenza qui, è un percorso che l'ha fatta già entrare tra le manifestazioni ufficiali della Regione del Veneto, compierà un nuovo passo il prossimo anno con la domanda di adesione appunto al Consorzio Europeo di Rievocazioni Storiche di cui sono presidente. E anche quest'anno è stato il fiume il giudice della sfida, decretando la vittoria della Contra San Gaetano, con emozioni che solo a Vastagna si possono trovare. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Noi vi diamo appuntamento la settimana prossima con una nuova puntata di Periscopio. Vi ricordo che se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie, buona serata. Agraria e Fiori Rossi Carlo Alfonso a Campolongo sul Brenta. Da noi troverai fiori per ogni occasione, dal matrimonio al battesimo o semplice cerimonia e molto altro. Ogni composizione è personalizzata per ogni esigenza. Inoltre trovi una grande varietà di fiori e piante per il tuo giardino, piantine da orto e piante da frutta, ma anche fiori per la tua casa e fiori freschi. Puoi scegliere l'attrezzatura perfetta per il tuo orto e giardino, mangimi per tutti gli animali da compagnia e da cortile. Per la tua stufa scegli il pellet di qualità. Siamo inoltre rivenditori autorizzati Publigas e Butangas di bombole con prezzi davvero speciali. Vieni a trovarci, Agraria e Fiori Rossi Carlo Alfonso. Seguici su Facebook e chiamaci allo 0424 817 400. Ah, eseguiamo anche consegne a domicilio. Lungo la statale 47, a pochi passi dal centro di Rosà, troviamo la sede della Listrop Viaggio e Turismo. Qui potrò farmi cucire addosso un viaggio su misura per me, ma soprattutto senza sorprese. Ma andiamo a vedere come. Buongiorno signor Paolo. Buongiorno Ida, benvenuta. Che bella cosa, perché un viaggio dei vostri è senza sorprese? Perché noi siamo stati lì per voi a verificare tutti i servizi. Come si fa a costruire un viaggio su misura? Prima cosa, sapere ascoltare i clienti, conoscere il prodotto che si propone. Terza cosa, creare un'organizzazione affidabile. Signor Paolo, potete accontentare qualsiasi cliente, qualsiasi richiesta vi venga formulata? Certamente. Viaggi di nozze, viaggi individuali, soggiorni al mare in qualsiasi parte del mondo, business travel, quindi per gli uomini d'affari, qualsiasi biglietto aereo. E inoltre noi pubblichiamo 2 volte all'anno un catalogo con proposte in pullman e in aereo in tutto il mondo. Listrop, 30 anni di esperienza al servizio del cliente. In collaborazione con... Immagina. Qualsiasi. Posto. Nel mondo. Con noi. Puoi farlo. Certo. Sicuro. Da oltre 30 anni.
Tessil Veneta, specializzata in cardati, agugliati e non tessuti, a Valstagna. Tutto il buono delle specialità locali, da ristorante pizzeria al mondo e da Non Solo Frutta a Valstagna. Santo Russo, impianti termoidraulici, assistenza immediata, perfezione nel lavoro, a Belvedere di Tezze sul Brenta. Alimentari e tabacchi, di Vialetto Diego, a Campolongo sul Brenta. Agraria e fiori, Rossi Carlo Alfonso, fiori per ogni occasione, piante per il tuo orto e giardino, attrezzature, pellet, mangimi e bomboli a gas a Campolongo. Brenta, albergo ristorante Contarini, da tre generazioni, accogliamo gli ospiti con amore e per le tue pause, nuovo angolo bici grill a Campolongo. L'occhiale giusto per te, da Ottica Montegrappa, il tuo centro optometrico con i marchi più prestigiosi da oltre 7 anni. Una garanzia per la tua vista, a Mussolette.